Buongiorno da San Lorenzo al Mare, ci troviamo qui per la presentazione del quarto ride della Riviera dei Fiori organizzato quest'anno di nuovo da Autostory, che si terrà il 13 e il 14 giugno. In concomitanza vogliamo presentarvi questa bellissima mostra che si tiene in questa suggestiva sede dell'Oratorio della Misericordia qui a San Lorenzo, ed è questa mostra, come vedete, Motoring Art, mostra di pittura, carrozzeria vignale, una storia di stile e passione. E adesso vi presentiamo Giuliana Vignale. Ecco, Giuliana Vignale nasce a Torino nel 1970 ed è la nipote di Guglielmo Vignale, cofondatore con Alfredo Vignale della famosa carrozzeria Vignale. Ecco, adesso andiamo a fargli alcune domande. Ecco, buongiorno Giuliana Vignale, volevamo chiederti com'è nata la tua passione per il colore. Ma allora direi che è un po' appunto di famiglia, nel senso che io fin da piccola avevo la passione per le arti visive e per il colore. In realtà credo che mi derivi proprio da mio nonno, perché mio nonno all'interno della carrozzeria Vignale era quello che si occupava subito all'inizio della parte proprio colore delle vetture. Vignale era anche abbastanza conosciuto proprio per le soluzioni particolari anche delle vetture che uscivano in bicolore, quindi per il tempo anche delle soluzioni abbastanza nuove, e probabilmente nel DNA genetica della famiglia mi è rimasta questa passione, che poi ho sviluppato negli anni dedicandomi alla realizzazione di quadri di motoring art. Quindi dipingo sia su commissione, per chi magari ha una collezione delle vetture ha piacere di magari avere un quadro realizzato, e poi in parallelo sto portando avanti questo progetto che si chiama Carrozzeria Vignale, una storia di stile e passione, dove ripropongo su tela tutta una serie di modelli realizzati dalla carrozzeria che ha lavorato tra la fine degli anni 40 e la fine degli anni 70, comunque con una produzione molto vasta ed eterogenea, su telai di case automobilistiche fra le più conosciute, da Ferrari a Lancia a Fiat, alle americane Cunningham, Jensen, Triumph, quindi insomma una produzione molto molto vasta. E il progetto complessivo più ampio ancora vuole essere quello di portare fuori una mostra che abbini i miei quadri a tutta una serie di foto di archivio, dell'archivio storico che ho della carrozzeria, che quindi insomma possa essere poi visto come un tributo al lavoro di Alfredo e dei suoi fratelli, che insomma hanno lasciato un segno nella storia dell'automobile, credo non solo italiana ma anche a livello internazionale. Ecco, nell'attesa dei visitatori, Giuliana Vignale continua la sua pittura. Ecco, questo è l'ultimo tuo quadro? Sì, è l'ultimo lavoro che sto realizzando, ed è una Ferrari 340 Mexico. Erano delle Ferrari molto particolari che Vignale ha realizzato in pochissimi modelli, che hanno corso appunto la famosa carrera panamericana. Ecco, questi esposti all'esterno dell'oratorio sono solo alcuni dei quadri di Giuliana, e questo in particolare è stato utilizzato anche per il manifesto dei viaggiatori del gusto per il quarto ride della Riviera dei Fiori. Ecco, da cosa ti ispiri per dipingere questi? Ma dunque dipende. In prima battuta prendo ispirazione appunto dalle foto di archivio che ho. Sono foto sovente in bianco e nero, quindi poi la mia ricerca, l'interesse nella ricerca sta anche nel recuperare invece la parte coloristica, quindi nel trovare poi immagini riferite a preciso modello e poter lavorare, anche perché in realtà molti pensano appunto che anche solo le Ferrari fossero rosse, non è vero. Sovente erano invece con colori completamente diversi, come per esempio nel caso di questa Triumph Italia, mi vengono inviate dai collezionisti, magari il proprietario della vettura che poi in realtà desidera il quadro, e quindi ovviamente in quel caso parto da una foto che mi viene data. Certo, ecco, quindi qui troviamo all'esterno solo alcuni dei quadri, poi all'interno dell'oratorio ne troviamo altri, e ci sono, visto, anche uno che rappresenta i particolari interni di una. Sì, l'altro filone che mi piacerebbe sviluppare in parallelo è quello dei particolari. Tra l'altro la carrozzeria Vignale era veramente conosciuta, i modelli di Vignale sono riconoscibili proprio per una serie di particolari molto, come dire, stilistici, molto precisi, che connotavano, era un po' una cifra stilistica che connotava molto le produzioni della carrozzeria, le prese d'aria laterali, tutta una serie di cromature
sui frontali, le calandre sulle Ferrari di un determinata, di una determinata forma, quindi insomma anche su quello non mi dispiacerebbe, col tempo permettendo, sviluppare anche una serie di lavori mirati solo ai particolari delle vetture. Ecco, la carrozzeria Vignale oggi non c'è più, però viene mantenuta viva da Giuliana con la sua passione. Sì, ricordo quantomeno di una carrozzeria che sicuramente rappresenta, insieme con altri grandi carrozzieri della storia dell'automobile italiana, comunque un pezzo importante di questa storia. Grazie Giuliana e grazie a San Lorenzo al Mare che ha ospitato questa bravissima pittrice con questa sua passione per le auto. Grazie, grazie Giuliana. Grazie a voi.